Tante proposte quest'oggi per Sinistra Italiana Lecco, che torna ad insistere su, diciamo, tre capisaldi, tre proposte appunto fondamentali di questo gruppo politico. Partiamo dal primo, patrimoniale, una tassa che insomma, fa sempre molto discutere anche appunto tra l'opinione pubblica. Sara Canali di Sinistra Italiana Lecco, che cosa ci puoi dire su questa iniziativa? Noi come Sinistra Italiana abbiamo promosso questa legge di iniziativa popolare non calandola dall'alto, ci è sembrato giusto proprio proporre una legge di iniziativa popolare per far sì che sia la gente stessa a scegliere questa cosa, proprio perché la gente, la maggior parte delle persone di ceto medio è colpita comunque per la maggior parte dalla tassazione, in particolare anche attualmente da piccole patrimoniali come l'IMU sulla seconda casa, l'imposta di bollo sui conti correnti. La nostra proposta prevede di abolire queste piccole patrimoniali che colpiscono la maggior parte delle persone e andare invece a tassare in maniera progressiva i grandi patrimoni partendo da una franchigia di 500.000 euro con una tassazione dello 0,2%. In questo modo si andrebbero anche a recuperare 10 miliardi che andrebbero a essere investiti nella sanità pubblica, nell'istruzione pubblica, nei trasporti. Questa nostra legge abbiamo voluto chiamarla Next Generation Tax proprio perché vogliamo che sia un modo per investire maggiormente per i giovani, per la sanità e l'istruzione pubblica. Il primo evento che proponiamo è domani sera alle 20:45. Invitiamo tutti a partecipare domani sera al Salone di Vittorio. Cercheremo di fare un dibattito per smontare i luoghi comuni, proprio ciò che fa paura in realtà della patrimoniale, la disinformazione che colpisce questa nostra proposta. Parteciperanno Giovanni Paglia, che è nostro segretario nazionale per le politiche economiche, Diego Riva, segretario generale della CGIL Lecco, e Duccio Facchini, giornalista e direttore di Altra Economia. Ecco Sara, senti, noi cioè, di solito appunto come dicevi anche tu, questa proposta di legge è particolarmente discussa quando appunto ciclicamente emerge questo Esatto. dibattito e un cittadino qualsiasi si pone appunto la domanda, ma insomma sono già ampiamente tassato, un'ulteriore tassa che può colpirmi direttamente, insomma anche persone facenti parte del ceto medio che magari hanno risparmiato una vita si trovano ad essere tassate ulteriormente. Cosa rispondete a queste perplessità? Che appunto emergono e sono parecchio diffuse appunto su questo tema. Allora, prima di tutto si può andare sul nostro sito, cercando su Google Next Generation Tax, si trova subito il nostro sito, abbiamo messo a punto un calcolometro, è uno strumento molto funzionale dove ogni cittadino, diciamo, può inserire i propri redditi e vedere qual è la differenza tra ciò che paga ora e ciò che invece pagherebbe con questa patrimoniale. Nella maggior parte dei casi, una persona appunto ceto medio, diciamo in questo modo, non ha un patrimonio di 500.000 euro, cioè si andrebbe veramente a colpire una percentuale molto bassa della popolazione che al momento invece non risponde in maniera uguale diciamo, a finanziare con la tassazione i servizi collettivi. Quindi invitiamo tutti, prima di tutto, a partecipare domani sera, a venirci a trovare in piazza quando organizziamo appunto i banchetti di raccolta firme e ad andare a vedere il nostro sito dove è spiegata bene che cosa proponiamo e anche proprio questo esperimento col calcolometro per capire come si verrebbe colpiti in realtà in positivo, ecco. Ecco, questa iniziativa è calata anche sulla realtà di Lecco, cioè il rapporto con il comune, appunto, ci sarà un filo diretto oppure di più ampio respiro, insomma, in termini nazionali? Ma entrambi, nel senso, sarà anche sicuramente di più ampio respiro a livello nazionale, faremo qualcosa anche proprio nel comune di Lecco. Invitiamo però ecco, tutti a informarsi, a cercare di conoscerci e chiederci anche direttamente se si hanno dei dubbi perché c'è molta disinformazione e in realtà si andrebbe a capire come la maggior parte delle persone che adesso sono maggiormente colpite, in realtà diventano sempre più povere con la pandemia, questo è reso ancora più evidente, in realtà ne guadagnerebbero. Grazie Sara Canali. Un altro tema principale di questa appunto azione odierna riguarda l'eutanasia. Luca Volpe, anch'esso di Sinistra Italiana, che cosa ci puoi dire al riguardo? Allora, buongiorno. Sinistra Italiana è nel comitato promotore per il referendum sull'eutanasia legale.
una battaglia di civiltà, un tema sicuramente difficile, un tema complicato e delicato. Che però a seguito, diciamo, anche del nostro impegno per quanto riguarda testamento biologico e per tutti i temi dei diritti individuali e civili, è una tematica che viene di conseguenza, che ci siamo sentiti di supportare e quindi saremo in piazza anche a raccogliere le firme necessarie per questa proposta. Ecco, ricordiamo in chiusura questi appuntamenti, questi appelli, Maria Luigia Longo, quando vi si potrà vedere in piazza? Allora, ci vedremo spesso. Il primo appuntamento è proprio sabato 19 giugno in Piazza Garibaldi con il banchetto di Sinistra Italiana dalle 9 alle 16. E vi racconteremo nel dettaglio tutte le nostre iniziative e saremo anche lì proprio col calcolometro alla mano per farvi i calcoli se avete bisogno di capire praticamente quanto vi avvantaggerebbe in realtà una proposta come la nostra. Abbiamo bisogno di voi, quindi ci vediamo in piazza.